Salve ragazzi! In questo video vorrei presentarvi un corso che spiega come creare un sito web di qualità professionale utilizzando lo strumento gratuito WordPress. Seguire questo corso non richiederà alcuna competenza o conoscenza particolare. Non ci sarà bisogno di scrivere neanche una riga di codice, ma faremo tutto tramite dei semplici pannelli di controllo. Creerò il sito passo passo insieme a voi, partendo da zero, e le operazioni che andrò a compiere saranno semplici e alla portata di tutti. E vi garantisco che alla fine del corso sarete in grado di realizzare da soli il vostro sito web. Questo sito può essere professionale, dedicato al vostro hobby, alla vostra attività, o magari essere utilizzato per guadagnarci qualcosa con la pubblicità e monetizzare le vostre passioni. Sì, perché farò dei video anche su questo argomento. Come detto, utilizzeremo lo strumento gratuito WordPress e per imparare a padroneggiarlo e fare tutti i nostri test ed esperimenti, lo installeremo su uno spazio host, anche questo completamente gratuito. Lo ripeto ancora, WordPress consente di creare dei siti web professionali in maniera semplice ed intuitiva, senza bisogno di conoscere nessun linguaggio di programmazione. E giusto per farci un'idea, circa la metà dei siti web esistenti al mondo sono costruiti con il CMS WordPress. Qualcuno starà pensando: ma perché dovrei crearmi un sito web? Sono già presente sui social media, non basta? La risposta è assolutamente no. Sicuramente la presenza sui diversi social ha rappresentato negli ultimi anni una grande opportunità per le piccole e medie imprese, ma anche per i freelance e gli hobbisti, per crearsi una vetrina con cui presentarsi al mondo online e rimanere in contatto con la propria community. Ma essere sui social media non basta. Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn, presidiare i social network è sicuramente un'ottima strategia. Ma teniamo sempre a mente una cosa: non sono piattaforme di nostra proprietà. Cosa succederebbe a tutti i nostri contenuti se Facebook o Instagram decidessero di chiudere i battenti o di diventare a pagamento? Sì, noi potremmo pagare l'abbonamento, ma lo farebbero anche tutti gli utenti e i nostri followers? Al contrario, avere un sito web significa allestire uno spazio completamente nostro, costruito a nostro piacimento, che saremo noi stessi, o chi per noi, a gestire in tutto e per tutto. Profili social e sito web dovrebbero essere strumenti complementari per mantenere la propria presenza online ed essere visibili sia a chi passa il proprio tempo sui social, sia a coloro che navigano online e cercano informazioni su Google. Sì, perché vedremo anche come posizionare il nostro sito web in alto nei risultati di ricerca di Google. Ma mi sto dilungando troppo? Vediamo il contenuto del corso. Nella prima lezione ci registreremo ad uno spazio gratuito su cui lavoreremo per imparare a creare il nostro sito web. Ovviamente, quando avremo imparato a costruire i siti, e soprattutto se avremo intenzione di fare le cose sul serio, acquisteremo uno spazio web, host, comprensivo di nome, dominio, scelto da noi, l'indirizzo del sito. Ce ne sono di validi che costano pochi euro l'anno. Volendo, potremo anche spostare il sito che abbiamo creato sull'host gratuito sull'host che abbiamo acquistato. Vedremo come utilizzare un programma FTP per inserire i file di WordPress nel nostro spazio web e come creare e configurare un database essenziale per installare e far funzionare il sito. Attiveremo il certificato SSL. Questo certificato fa apparire un lucchetto al lato del nostro dominio e garantisce ai nostri utenti che i dati inseriti trasmessi dai moduli del sito siano protetti, perché criptati, appunto, dal certificato SSL. Pensate all'importanza di questo certificato in un sito che vende articoli e richiede l'inserimento di dati personali e di pagamento. Inoltre, Google dà più importanza ai siti che hanno questo certificato SSL installato, e già questo è un ottimo motivo per farlo. Lo faremo gratuitamente. Ci sono servizi che richiedono cifre sostanziose per fornire questo certificato.
ma noi lo otterremo gratis. Vedremo come installare un tema. Il tema è l'insieme dei file che crea l'aspetto visivo del nostro sito. E poi come personalizzare questo tema inserendo il nostro logo, modificando immagini, colori, eccetera eccetera. Vedremo come si installano i plugin. Un plugin WordPress è un codice che aggiunge nuove funzionalità al nostro sito WordPress o estende le funzionalità esistenti. Ci sono plugin per la sicurezza, per l'e-commerce, che creano un negozio online con tutte le sue funzionalità, quindi carrello, pagamenti, eccetera eccetera. Ci concentreremo sull'ottimizzazione del sito per i motori di ricerca, perché possiamo avere il sito più bello del mondo, se dalle ricerche su Google risulta essere alla 10ª pagina, sarà sempre senza visitatori e quindi totalmente inutile. Ci occuperemo dei contenuti del sito, vedremo quindi come creare articoli e pagine con una grafica piacevole e ordinata. Inseriremo i pulsanti per interagire con i social, in modo da condividere facilmente i nostri contenuti con gli utenti che ci seguono, appunto, sui social. Vedremo come inserire moduli e tutti gli elementi che di solito sono presenti nei siti web. Queste, in grandi linee, sono gli argomenti principali di cui tratterò, ma ovviamente ci saranno video su tanti altri aspetti che non ho menzionato e video che creerò in base alle vostre richieste o eventuali problemi che andrete a riscontrare. Come al solito mi sono dilungato troppo, spero di non aver dimenticato niente di importante. Nel caso avete qualche dubbio, chiedete pure tramite commenti. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo subito. Se sei già iscritto, ti do appuntamento alla prima lezione. Un saluto, alla prossima!